stiamo preparando bene per la partita di sabato che è importante, dobbiamo dare continuità. No, assolutamente, anche se la Lazio magari sta attraversando un periodo un po' così, ma è una grandissima squadra, lo dice la classifica, lo dicono nel singolo giocatore, ecco, assolutamente dobbiamo... Ci aspetteremo una squadra che vorrà far punti in casa prima di Natale, quindi noi dovremo andare lì facendo la nostra partita senza aver paura e facendo la nostra prestazione. Se stiamo lavorando bene durante la settimana, ci vuole intensità come stiamo facendo, appunto perché adesso ci aspettano tre partite importanti, ma ne affrontiamo una alla volta e andiamo sabato contro Lazio, che è la squadra in cui mette tanta intensità, e noi dobbiamo prepararci bene. I punti fanno sempre piacere perché ti aiuta a lavorare meglio, ecco, ma noi siamo una squadra che non siamo abituati a vincere tutte le partite, siamo abituati a soffrire perché la nostra forza è il gruppo e assolutamente dobbiamo sempre stare uniti, perché poi ci sono momenti in cui non arriva magari la giocata, ci sono altri che viene la giocata, quindi è importante sempre rimanere concentrati sul lavoro e essere sempre uniti. Prima fase difensiva, ecco, perché è importante non prendere gol, però sì, con questo modulo noi terzini siamo più agevolati a spingere e a mettere palloni al centro, poi avendo attaccanti di struttura cerchiamo di mettere più palloni in mezzo per dar loro la possibilità di far gol. Sì, sicuramente sono tre punti importanti che ci danno fiducia. Venivamo da un periodo un po' negativo, però siamo contenti di questa vittoria. Ma sicuramente è un ruolo nuovo, però come ho detto sempre sono a disposizione della squadra e del mister, quindi so che non è facile, però cerco di adattarmi il prima possibile e di aiutare la squadra in questa nuova posizione. Però sappiamo che questo campionato è molto difficile, non dobbiamo mollare niente. Sicuramente il mister ha cercato di dare un po' di più di lavoro nelle gambe a quelli che ne hanno giocato, noi abbiamo fatto un po' di scarico, però siamo tutti come ho detto concentrati e non vediamo l'ora di giocare la prossima. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, qui dovremo sicuramente dare l'anima per cercare di ottenere il massimo, quindi ci prepariamo per questo. Ma sicuramente sarà una partita dove ci sarà da soffrire visto la qualità dell'avversario, però sicuramente credo che il mister ci darà delle indicazioni per provare a metterli in difficoltà e a fare gol.